Ragazze, eccomi tornata con un nuovo video e come ogni inizio del mese, eccomi con la mia super bustona piena di prodotti finiti. Allora, come al solito, indovinate quali sono le cose più numerose? Shampoo. Non mi chiedete perché, ma è così. Inizierei subito dai prodotti per lo struccaggio. Ho finito bene ben due confezioni di salviettine Isere, che sono quelle del Lidl. Prima di continuare vi ricordo che metterò a lato gli inci di tutti i prodotti e gli inci che prendo sono dal sito beautiful.it.com, non ricordo, metto giù il link e metto insomma quelli che ho trovato, quelli che non trovo. Se scaricate l'app, comunque sia su Android che su Apple, potete anche inserire voi degli inci. Infatti alcuni li ho inseriti io a mano, altri ho avuto problemi di connessione col telefono e non me li ha fatti inserire, quindi purtroppo di qualcosa non lo troverete. Però insomma, se avete qualche dubbio chiedetemi, magari vedrò di aiutarvi. Ritornando a noi, ho finito due pacchi di queste salviettine che, come vi dissi nel video precedente dei prodotti finiti, le sto adorando e sono queste della Lidl. Ma devo darvi un'informazione: non sono più loro le mie preferite, perché ne ho provato delle altre che ve ne parlerò presto, tanto le vedrete nel prossimo video dei prodotti finiti, che mi piacciono molto di più e struccano alla perfezione, insomma ne parleremo poi. Ma anche queste, insomma, per chi ha un Lidl nelle vicinanze, ve le straconsiglio perché struccano benissimo e non bruciano assolutamente gli occhi. Io le uso sia per pulire le mani dagli swatch mentre faccio i video e anche come primo step dello struccaggio la sera, cioè levo, diciamo, il grosso con le salviettine e poi vado con detergente e cose varie. Poi magari se vi interessa la mia night routine, fatemelo sapere, magari ve lo registrerò. Comunque, queste adesso le ho finite, ma non le ricomprerò perché ho scoperto il nuovo amore della mia vita. Passando ai prodotti tipo bagno schiuma, abbiamo finito qui in casa questo bibitone della Felce Azzurra che si chiama bagno fresco energizzante, non lo leggevo. Ed è ad oli essenziali aromatici. Io questo l'ho adorato e ancora si sente l'odore. Era proprio un odore rilassante sto facendo le bollicine di lato. Mi ricordava tipo la spa, non lo so, era veramente un profumo buonissimo e rilassante. Tra l'altro questo qui è da 600 ml. E mi ricordo che l'avevamo preso in offerta 1,50 euro, una cosa del genere, quindi insomma ottimo. E se ritroviamo l'offerta, sicuramente questo lo ricompreremo perché era davvero molto buono. Poi abbiamo finito un altro bagno schiuma della Baratti, vi faccio vedere l'altro tipo nell'altro video dei prodotti finiti. Ed era questo qui che comprammo da Douglas e questo qua mi è piaciuto molto di più perché questo, come vedete, c'è scritto Shower Gel Marina, perché appunto il suo odore è quello di acqua marina, acqua del mare, ed è un odore che mi piace da impazzire, cioè lo adoro e mi piace davvero moltissimo. Questo era un po' più piccolino, era 250 ml, ma due ne avevamo pagati 1,60 euro, 1 euro e qualcosa, quindi comunque conveniente. E anche questo penso che se ritroveremo comunque una buona offerta e lo riprenderemo. Cioè, devo dire che per quanto riguarda i bagni schiumi non prendiamo mai lo stesso, ma prendiamo quelli che troviamo in offerta tranquillamente, insomma. Poi passiamo a shampoo. Ora ne ho veramente parecchi. Allora, partiamo da alcuni che forse non vi ho mai fatto vedere. Questo è sempre ultra dolce, ovviamente, Garnier ultra dolce all'argilla dolce e cedro per capelli tendenti ad ingrassarsi. Quindi insomma sono il tipo di capelli sia mio che di mia madre e l'odore non era niente di che, insomma sinceramente non mi faceva impazzire, ma vi dico che ci ha fatto veramente schifo. Sia a lei che a me, seccava da morire i capelli e li increspava tantissimo. Io capisco che è per capelli tendenti ad ingrassarsi, quindi
il fatto che li seccasse, cioè, ci può stare come idea, ma non in quel modo. Tant'è che l'abbiamo rifilato al mio ragazzo, l'ha finito lui, e anche insomma, che si sa che i maschi, che hanno queste problematiche di capelli, o comunque non gliene frega molto dello shampoo, anche a lui seccava tantissimo i capelli, quindi insomma penso, cioè senza penso, non lo ricompreremo assolutamente. Poi abbiamo finito un altro sempre shampoo ultra dolce ed è questo qui alle 5 piante, infusione di vitalità per capelli normali. Le 5 piante sono il tè verde, il limone, eucalipto, ortica e verbena. Devo dire che questo mi piace molto, sia l'odore, che è proprio un odore fresco di erbetta, cioè è carina come odore, meglio di quello di prima sicuramente. E lava molto a fondo i capelli e li idrata, cioè spesso posso anche non mettere il balsamo se utilizzo questo shampoo. E comunque mi rendo conto anche che li tiene più puliti a lungo rispetto ad altri. Quindi questo qui è assolutamente consigliato e non penso, non so se lo ricomprerò, perché adesso ho ricomprato un bel po' di shampoo di uno che adesso tra l'altro vi faccio vedere perché l'avevo trovato in offerta. Quindi finirò quelli e poi insomma vedrò un attimo. Però questo qui senz'altro ve lo consiglio. Ho finito poi questo che l'avete visto anche nell'altro video, che è l'ultra dolce all'estratto di mango e fiori di tiare, che è in assoluto insieme a quella alla lavanda uno fra i miei preferiti. Infatti è questo qui proprio che vi feci vedere anche in un video haul, che ne presi tipo 6 in offerta, e quindi insomma finirò quelli, quindi vedrete un po' dei prodotti finiti sempre uguali questi mesi, perché insomma io lo shampoo è sempre lo stesso, però questo mi piace molto, e anche se a me finiscono in fretta perché devo usare parecchio prodotto, questa cosa, cioè, me ne accorgo anche perché in un mese finiamo più shampoo di non so cosa, cioè, quindi boh. Però mi piace tanto, soprattutto mi piace l'odore, che permane anche abbastanza sui miei capelli, anche se insomma vi ho detto, su di me è difficile che il profumo dello shampoo rimanga. Quindi questo comunque è consigliato. Ci sono poi dei balsamo. Allora, uno è il balsamo associato appunto a questo shampoo, che mi piace tantissimo, è uno di quei balsamo che ne basta poco poco, e infatti il balsamo mi dura veramente molto molto di più rispetto allo shampoo, praticamente il triplo, e ne basta pochissimo per avere dei capelli districati e proprio belli anche al tatto, morbidi. E infatti questo dice per capelli secchi o sciupati. Questo mi piace tantissimo, ovviamente, specialmente abbinato in combo con il suo shampoo. Poi un altro balsamo finito è questo qui, alla lavanda, sempre dell'ultra dolce, che devo dire la verità, in confronto preferisco molto di più lo shampoo alla lavanda, perché il balsamo ne devo usare davvero più prodotto per avere i capelli ben districati, a differenza anche appunto di questo qui. Quindi questo sì, comunque è un ottimo balsamo, mi piace molto, questo è per capelli delicati e spenti. E poi la cosa che comunque vi ho già detto mi piace di più di questa linea è il suo profumo, che a me dura davvero molto molto sui capelli rispetto anche ad altri. Quindi comunque questi balsamo ve li consiglio. Un balsamo che invece non vi consiglio è questo qui della Tessa Nera, che stava lì ormai non si sa da quanto, perché nessuno si usava più di finirlo, e alla fine l'ha finito mia madre, ed è seta fluida gloss, capelli spenti e sciupati. Allora, cioè, fino a un bel po' di tempo fa usavamo sia lo shampoo che il balsamo di questa linea, e all'inizio insomma erano anche carini. Io non so se poi è un problema del mio capello che tende ad abituarsi, non lo so. Sta di fatto che io non mi trovo più né ad usare il balsamo né lo shampoo, sia perché mi lungeva tantissimo, me li sentivo pesanti, non li districava come volevo, e quindi per me, cioè, questo a me non piace davvero molto. Cioè, premetto che è una questione molto molto personale il shampoo e il balsamo, perché dipende appunto dal tipo di capello, da tantissime cose. Tipo uno shampoo che a me piace tanto, ad esempio quello alle 5 erbe, a mia madre non piace per nulla, perché a lei dice che gli sporca i capelli, gli fa l'effetto contrario che magari fa a me. Quindi ovviamente dipende dal tipo di capello. Poi, di make up,
Mi sento molto in colpa di questa cosa perché c'è solo una cosa, ma che non è finita, ma che mi trovo a cestinarla. Ma diciamo, stanno finendo parecchie cose, stanno tutti diciamo al termine, quindi penso per il prossimo mese di avere più cose di make up. Una cosa che mi dispiace molto, ma mi trovo a cestinare, è il fondotinta minerale della Kiko, il Soft Focus Foundation. E che è quello che ha questo applicatore che sapete che odio e comunque è un ottimo fondotinta. Allora direte perché lo devi buttare? Ce l'ho ormai da parecchio, parecchio tipo 2-3 anni. Io non guardo mai le varie scadenze, cioè le guardo ma non le rispetto perché finché il prodotto non mi dà fastidio, non ha cattivi odori, non cambia con consistenza, io comunque lo continuo ad usare. Il problema è che qui ha cambiato molto l'odore, cioè puzza, puzza proprio. Quindi onestamente non me la sento di metterlo sul viso. Comunque, cioè, io non so se voi lo vedete, è stato molto sfruttato perché questo era strapieno e quindi l'ho usato tantissimo. Mi dispiace non averlo finito perché mi dispiace sempre buttare i prodotti che non riesco a finire, però insomma non vado a rischiare di mettere un prodotto tra virgolette scaduto sul viso e quindi lo cestino. Però insomma, se volete un mio parere, è davvero un buon fondotinta minerale. Poi un'altra cosa che mi trovo a cestinare è questo smalto che non si legge, è una base ultra rinforzante della Pupa che vi feci vedere nel video haul di Castel Romano della Vogue Fashion Night, magari ve lo lascio, che ricomprai già quello nuovo perché mi piace tantissimo, è l'unico indurente che realmente mi rafforza le unghie, me le fortifica e noto anche che mi aiuta anche nella crescita. Il problema è che, come vedete, ce n'è rimasto poco. Come tutti i miei smalti, diventa colletta. Cioè, io non so se voi lo vedete che fa i fili, è una cosa che a me urta il sistema nervoso e non si riesce comunque più a prelevare. Ormai avevamo comprato quello nuovo e quindi lo cestino, anche se ripeto, mi dispiace buttare dei prodotti che non sono totalmente finiti. Per quanto invece riguarda i campioncini, questo mese ne ho da farvene vedere solo due perché tra l'altro sto usando altri campioncini che mi ha inviato un'azienda e quindi ve ne parlerò poi in seguito, quindi questi sono quelli miei, insomma. Allora, uno sono due campioncini entrambi secondo me molto, cioè prodotti molto molto interessanti. Uno è questo qui della Now By ed è un peeling. Allora, vi dico la verità, io ho provato tanti peeling scrub e non ce n'è stato mai uno che mi ha soddisfatto al mille per mille e l'ho trovato e lui. Il problema è il prezzo, perché io non so se voi avete presente qual è la linea di questi prodotti, insomma. È quella famosa linea che ha tutto il packaging in legno, cioè è bellissimo. E ho visto un po' i prezzi in giro, ma sono altissimi, tipo 30-40 euro, quindi non proprio alla portata di tutti. Peccato perché era davvero un ottimo peeling. Aveva una base, cioè non era molto denso come di solito mi aspetto un peeling, era molto acquosetto, però aveva dei bei granelli che scrubbavano davvero. E comunque andava anche a idratare la pelle perché la base era molto cremosa. E boh, non so, mi è piaciuto davvero moltissimo. So che ogni tanto vedo su Privalia cose varie le vendite private di questo marchio. Quindi insomma, magari butterò un occhio perché questo mi è piaciuto tantissimo. Un altro prodotto che ci tenevo a farvi vedere perché insomma è discusso tantissimo è la famosa Egyptian Magic, che non so se tutti la conoscete, ma è la famosa crema delle star. Io ho preso dei campioncini al Cosmoprof e alcuni li finì tempo fa quando ancora non avevo il canale e l'ho provata in vari modi. È una crema, cioè lo dico, nella crema miracolosa. Effettivamente è una crema davvero buona, soprattutto per il multiuso che può fare. Dico la verità, a me sul viso non piace per niente, perché avendo una pelle mista è, diciamo, più che una crema, un burro questo. Cioè, è proprio la consistenza un po' burrosetta e quindi cioè sul viso ha messo la sera, la mattina la pelle era morbidissima, però rimaneva parecchio unticcia tutta la notte, appiccicaticcia, ed è una cosa che io non sopporto. Però insomma, se a voi poco interessa e volete la pelle bella liscia, è ottimo. Ma soprattutto è ottima su smagliature, su gomiti, talloni, le parti un po' più ruvide del corpo.
Cioè, tipo, è fantastica per i piedi in estate. È davvero ottima, ottima, ottima per le scottature quando mi sono spellata. Cioè, e poi, tra l'altro, cioè, voi vedete che questo è un campioncino, non c'è scritto. Ah sì, 3 ml, cioè niente, ma ci fate tantissimo perché ne basta davvero pochissima per metterla ovunque, proprio perché anche un burro e quindi si scioglie bene. È davvero buona. So che il formato grande costa tantissimo, però effettivamente essendo anche una crema multiuso, cioè ne varrebbe anche la pena, ci potrebbe stare. E niente ragazze, se non mi sono persa così in giro, questi erano i miei prodotti finiti. So che non erano niente di che questo mese, a parte i 400.000 shampoo. Fatemi sapere voi cosa avete finito. Spero di avere più prodotti di make up anche il prossimo mese. Aspetto come sempre i vostri commenti. Se avete fatto video simili, lasciatemi nell'info box perché li vado a vedere volentieri. Nell'info box, lasciatemi nei commenti perché li vado a vedere volentieri. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!